Vai. Ecco, il Praia non si è presentato, l'Omega Bara di San Lorenzo ha ottenuto questo importante traguardo chiamato Serie D, una giornata che poteva avere anche altri risvolti, visto che c'è stato un lutto che ha colpito la società e che la stessa dirigenza per dovere ha tenuto opportuno di non festeggiare come era stato preventivato. Però la cosa più importante è il dato soprattutto sportivo, questo Omega Bara di San Lorenzo che complessivamente conta due paesi e neanche 4.000 abitanti e ha conquistato questo importante traguardo chiamato Serie D. Chiediamo a uno dei co-presidenti, Giovanni Villari, le sue sensazioni alla fine di questa stagione così trionfante. La mia sensazione è chiara che sono emozionatissimo perché quello che è successo in questa vallata è un fatto storico a livello calcistico. È chiaro che oggi siamo un po' sottotono perché quello che abbiamo questo lutto che avevamo organizzato, c'è una bella festa, però purtroppo non è giusto per il paese, non è giusto per la famiglia andare a fare festeggiamenti, anche perché faceva parte della dirigenza questa persona. Io che devo dire, in questa cosa sono emozionatissimo. C'è ringraziamenti che voglio fare. Dobbiamo uscire fuori, che dobbiamo giocare, dai. Lasciare i palloni e usciamo fuori, dai bimbi. Tutte fuori i bimbi, dai. Che hanno partecipato a fuori i bimbi che ci facciamo questo, male, dai. Diciamo questo giocattolo è venuto a realizzare quello e le nostre prospettive. È da due anni che onestamente stavamo mirando a questa Serie B. Ci siamo riusciti. E ci siamo riusciti perché la forza di che l'obiettivo che noi ci siamo prefissi, ci siamo riusciti, anche perché, che devo dire, devo tornare un pochettino indietro per quella persona che ci ha dato quella forza, questo Angelo Curato, il sindaco che è venuto a mancare l'anno scorso, e forse per lui ci ha guardato da lassù e siamo riusciti a portare a termine questa fase di campionato. Cioè, che devo dire? Devo dire solo che onestamente, per quanto mi riguarda, non posso dimenticarmi c'è la partita a Casarano con il sindaco Curatola, il presidente del Casarano, che incitava il sindaco Angelo a non mollare, a darci forza, perché effettivamente ci sono dei sacrifici enormi e queste parole onestamente devo dire che a me mancano. Niente, ho voluto un po' uscire perché era giusto toccare questo punto, perché a me onestamente questa persona manca veramente. Niente, del resto ringrazio tutti, ringrazio la stampa, ringrazio i giocatori, tutto lo staff tecnico, Pippo La Face, che fino adesso hanno fatto bene. Il pubblico, i tifosi, cioè, cosa devo dire? Grazie a tutti. Un'ultima battuta, signor Villari, visto che ci piace sempre stuzzicarla, ora da più parti si vocifera un non futuro che potrebbe vedere l'Omega Bara di San Lorenzo dobbiamo fondersi con qualche altra realtà del panorama reggino. Beh, è chiaro che si è lanciato un messaggio. Cioè, noi onestamente, per quanto mi riguarda, le cose incominciano un pochettino ad essere più grosse, più impegno, ci vogliono più persone. Cioè, è chiaro che le cose... abbiamo lanciato questo messaggio, sì. Cerchiamo di portarla a compimento, però ancora niente di che, però c'è qualcosa nell'aria. Nei prossimi giorni si potrà avere qualche realtà, anche perché qualche notizia in merito, anche perché la realtà della Serie D naturalmente anche dal punto di vista economico è molto più esosa. Molto più è chiaro che ci vogliono più persone, ci sono due squadre che... c'è la prima squadra che fa il campionato e c'è l'Under che fa lo stesso campionato e ci vogliono persone che si prendono gli impegni, perché alla fine magari si parla, si dice, però poi magari poi si perdono per strada e sono delle cose che male figure non se ne possono fare, anche perché fino a oggi da parte nostra non abbiamo fatto
assolutamente mai di queste, però è chiaro che si deve impiantare effettivamente una buona base, perché la Serie D si va sul professionismo e si deve fare bene. Se non si vuole tornare indietro e poi rimpiangersi su quello che è stato. Quello che è stato, sicuramente. Okay. Questo. Ringraziamo il co-presidente Villari, ancora grazie complimenti. Grazie a voi, grazie.